Mamma mia ragazzi, che Italia! Ma che Italia! Che spettacolo l'Italia di Roberto Mancini! Partita dominata dal primo all'ultimo minuto, cioè per carità, la Turchia. Vabbè, non che sia chissà la Francia, non è la Francia di turno, per carità, però abbiamo giocato in una maniera spettacolare, cioè era il 90esimo, noi ancora pressavamo su ogni singolo uomo, su ogni singola palla, cioè era uno spettacolo. Uno spettacolo. Io, guarda, sono uno che l'Italia la guarda solo per gli europei e per i mondiali. Però mi è capitato di vedere anche qualche partita di qualificazione, qualche amichevole, e dicevo sempre: ma questa Italia gioca benissimo. Cioè, non è che solo gioca bene, perché sì, vabbè, anche il Barcellona giocava bene. Ma tu quando guardi la partita dell'Italia, di questa Italia, proprio dici: cioè, ti diverti. Non so spiegare, ma proprio ti diverti. È proprio bello vedere giocare l'Italia. Veramente, uno spettacolo. Il nostro Barellino, cioè, è il motore di questa squadra, proprio è il motore. Barella è un giocatore che io spero diventi capitano dell'Inter, rimanga all'Inter per tantissimi anni, posso per me anche per tutta la vita, perché Barella è un grandissimo giocatore. Ma vorrei sottolineare la super prestazione di Leonardo Spinazzola. Cioè, a pensare che questo Spinazzola mi mangia un po' i gomiti. È vero che per carità lui è tartassato dagli infortuni, quindi è un giocatore un po' come Sensi, cioè come Sensi non esiste niente, però un po' come Sensi, cioè grandissimo giocatore, però muscolarmente un po' fragile. Ma questo Spinazzola, ragazzi, è uno spettacolo. Cioè, fortunata la Roma ad averlo, fortunati noi come Italia ad avere un giocatore come Spinazzola che è tanta roba, ma tutti, tutti. Ha giocato veramente bene tutti, dal primo all'ultimo. Però la prestazione proprio di Spinazzola è, secondo me, oggi è il migliore in campo, in assoluto. È quello che ha fatto la differenza oggi, cioè ha fatto una partita clamorosa. Adesso ci aspetta mercoledì una partita, non mi chiedete contro chi perché non me lo ricordo, non me lo sono neanche andato a vedere contro chi giochiamo, non me lo ricordo veramente. E vediamo. Comunque è un'Italia che ci fa sognare, è un'Italia che bisogna rimanere con i piedi per terra perché c'è ancora un girone, dobbiamo passare ancora il girone, poi ci saranno gli ottavi, i quarti. Il calcio è strano, perché puoi dominare, oggi magari potevi dominare una partita, fare 1.000 tiri, non segnare e poi magari ti segnava il Burak Yılmaz della situazione, la Turchia poteva vincere anche 1-0 così, rubando la partita palesemente. Tra l'altro non ce la stavano per rubare perché c'era un rigore, ragazzi, clamoroso, ma un arbitraggio pessimo, arbitraggio da 4, un disastro. Meno male che noi siamo più forti dell'arbitraggio perché l'arbitraggio è veramente un disastro. E va bene, io comunque vi saluto, ci vediamo mercoledì, vi ho detto, come vi ho detto prima, non mi ricordo contro chi. Sempre Forza Italia. Io ogni volta nei video dico sempre Forza Inter, in questo caso sempre Forza Italia, Forza Azzurri, e anche perché Forza Italia mi ricorda un grido di Berlusconi. Sempre Forza Azzurri e niente. Ci vediamo mercoledì per il post partita di Italia. Boh, non mi ricordo contro chi. Ah, non amala, vabbè, amala, sempre amala, ragazzi. Però bisogna essere un pochetto più italiani in questi video, non magari parlare solo di Inter o fare dei tipo amala, sempre Forza Inter. Per il momento, poi quando torna il campionato diremo Forza Inter. Diciamo per il momento Forza Azzurri. Al prossimo video.